L'ottava giornata del campionato di Serie D porta la capolista Sansepolcro ad incontrare la terza della classe sangiovannese allo storico Mastretto Stadio Buitoni. La mancanza per la terza volta consecutiva di Invernizzi, che partirà dalla panchina fra i biancoazzurri, spiana la strada alla riconferma dal primo minuto di Petriccione prima punta. Gli ospiti però ritrovano Capitan Mugelli, rientrato da squalifica, e schierano in campo i canonici 11 delle ultime uscite. I padroni di casa possono invece schierare i migliori, in quanto tutta la rosa è disponibile. Unico squalificato, mister Mezzanotti, al suo posto in panchina Massimo Nicastro. Tra i più pericolosi nei bianconeri l'ex Arezzo e Sussi in attacco e l'ex di turno due anni fa a San Giovanni, Francesco Sorbini. Molti bambini del settore giovanile Biturgense che hanno anche accompagnato i 22 in campo prima del calcio d'inizio. Terreno di gioco in ottime condizioni e temperatura poco sopra i 10 gradi. Arbitra l'incontro il signor Pedretti di Brescia. Il match si mette subito in discesa per i padroni di casa che trovano al quinto minuto il gol lampo. Sul bel cross al centro di Alagia si avventa di testa proprio Sorbini che in tuffo trafigge Berti per l'1-0. Al settimo arriva subito la risposta del Marzocco, Frio sventaglia un traversone perfetto per Regoli, che è bravo a stoppare e avanzare. Il conseguente cross viene arpionato bene da Petriccione, che da due passi calcia ma centrale. Vadi respinge e Mugelli prova a replicare, ma l'azione sfuma. Al decimo è Regoli che da calcio di punizione prova a cercare la deviazione di una punta. Il cross si trasforma in un tiro e la palla si spegne di poco sul fondo. Dopo i primi 10 minuti la Sangio domina la partita e spinge nella propria metà campo i locali. Al 26esimo è ancora Mitra che da calcio di punizione prova la botta secca che va di blocca a terra. Al 35esimo la fiammata del Sansepolcro in contropiede che costringe al fallo dal limite dell'area da ultimo uomo Buccianti che viene espulso dall'arbitro. Intervento inevitabile per fermare Essussi ormai a tu per tu con il portiere. Il calcio di punizione poi si risolve in un nulla di fatto. Al 38esimo i padroni di casa prendono coraggio e di testa Gennari manca di molto il bersaglio sul cross d'angolo. Al 42esimo il calcio d'angolo dalla parte opposta fa andare ad un passo dal pareggio la Sangio, che non riesce a finalizzare una mischia in aria bianconera. Al 45esimo Sansepolcro vicina al raddoppio. Marinelli crossa bene sulla testa di Chiasserini, che manca di un nulla il bersaglio. Due minuti dopo Regoli prova il sinistro a girare dalla distanza, che trova però i guanti di Vadi. La prima frazione si conclude con la Sangio che ha tenuto ampiamente testa alla capolista, ma che dopo l'espulsione, disunendosi, ha concesso troppo spazio davanti ai cross delle fasce. Il pareggio, se contassero i punti, sarebbe il risultato più giusto. Inizia la seconda frazione di gioco e dopo due minuti riparte forte il Sansepolcro che fa arrivare come nel primo tempo in tuffo Sorbini che manca il bersaglio. All'11esimo il Sansepolcro raddoppia sempre di testa con il gol di Essussi che pescato bene da calcio d'angolo riesce ad anticipare tutti ed è 2-0. Rialza la testa la Sangio che riparte a spingere e al 15esimo Petriccione disegna una bella parabola al set che però non va a buon fine. Al 33esimo il neo entrato Invernizzi mette una palla al centro per Petriccione che riesce a calciare a rete ma viene ostacolato secondo l'arbitro regolarmente, mentre secondo i giocatori da calcio di rigore infatti ci sarebbe, secondo le proteste della Sangiovannese, un tocco di mano. Ma la palla va fuori e il gioco prosegue. Al 40esimo l'ennesimo contropiede dei locali punisce definitivamente la Sangio. Il pallone arriva tra i piedi di Sorbini che da più di 20 metri non ci pensa su due volte a scaricare il destro che si va ad infilare nel palo opposto e sancisce così il 3-0 bianconero. Al 43esimo la Sangio però vuole almeno il gol della bandiera, ma il pallone buttato nel mezzo all'aria non riesce ancora una volta ad entrare in rete e sul tiro sbilenco dal dischetto finisce in angolo. Al 49esimo il guardalinee richiama l'attenzione dell'arbitro che forse per qualche parola di troppo o per un fallo di reazione espelle Alessio Berti, facendo così terminare l'incontro in 9 contro 11 per la Sangio. Sconfitta eccessivamente larga per il Marzocco, che certo ha dimostrato molto di più di quello che dimostra il risultato. Per il Sansepolcro la vittoria è stata in contropiede. È infatti così che la squadra Biturgense ha costruito la sua partita dimostrandosi maestra a concretizzare quello che è riuscita a creare nei 90 minuti. Bianconeri sempre più primi, Sangio che a metà classifica dovrà attendere il rientro completo di Invernizzi e discastrarsi dallo stallo di reti segnate che persiste da due giornate.